Ma come si può dare il proprio contributo a questa causa? Allora, per dare il proprio contributo a questa causa, per prima cosa bisogna diminuire, di buttare la spazzatura dove non serve. Ad esempio, la plastica non va buttata in mare. Inoltre, la plastica va utilizzata soprattutto quella riciclabile. Ad esempio, io a scuola utilizzavo soprattutto le bottiglie di plastica. Poi ho smesso a favore di una borraccia in plastica riutilizzabile, per evitare quindi di buttare altra plastica e quindi evitare quindi di inquinare troppo. Eppure Crotone è una città che ha molti problemi con la spazzatura. Un pochino, sì, questo è vero. Però la gente qua dimostra che anche le più piccole cose, anche il più piccolo numero di spettatori qua possono fare la differenza. Anche perché i grandi hanno stancato con le loro parole. Già, un pochino è vero. Però ci sono alcune persone che fanno il proprio dovere. È vero, ci sono molte aziende, molte compagnie che fanno il buon dovere. Sì, è un leader che ha la nostra età chiaramente, ed è per questo che è un leader. Se il leader avesse 40, 50, 60 anni non sarebbe il nostro leader, perché lei come noi lotta per il suo futuro e per il nostro. È particolare che ci siano tutte le scuole di Crotone qui per protestare contro i cambiamenti climatici. Ma ne avete parlato a scuola? Sì, in classe se ne parla, se ne sente parlare sempre. La causa è sicuramente una causa giusta, però diciamo ci vorrebbe sempre in modo molto pacifico e più, diciamo, parlarle sempre di più nelle scuole è sempre meglio. Ne abbiamo parlato molte volte, anche perché è un problema abbastanza serio da affrontare, anche perché non è soprattutto per il singolo individuo, ma è per tutta l'umanità. Quindi dobbiamo rifletterci per quello che facciamo e avere molte, prendersi le proprie responsabilità. Il proprio contributo, principalmente dobbiamo partire come stiamo facendo oggi, dalle manifestazioni e farci sentire più che altro, e con la speranza di essere ascoltati, ma deve partire anche da noi, ad essere un po' più civili soprattutto, dove sfruttiamo questa terra. L'unica è essere più civili. Che il mondo va più veloce, solo così soltanto mare. Inquinamento non trovo. Ma tra di voi in classe, in quali termini avete parlato di questi cambiamenti climatici? Ne abbiamo parlato spesso con alcuni professori, soprattutto con quello di inglese, di italiano. Noi in classe ne parliamo, però purtroppo bisognerebbe parlarne in tutta la città, fare più volte queste manifestazioni, perché c'è gente che purtroppo se ne frega, butta continuamente plastica a terra, invece di buttare la sigaretta nel cestino la butta a terra, e non è giusto, perché noi rischiamo di non avere un futuro. Se il pianeta è malato, siamo noi malati. Sì, siamo noi uomini a rovinarlo, perché il pianeta è un posto bellissimo e va protetto. È una buona cosa, cerchiamo di mantenere il suo sano e pulito. Niente. Speriamo che vada bene. Sì, ovviamente ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso soprattutto in questi ultimi giorni. Tutti i professori ci hanno consigliato di partecipare a questa grande manifestazione e dare il nostro piccolo contributo per cercare di cambiare e arrivare ad un punto di incontro anche con forze superiori per far sì che il nostro pianeta possa arrivare ad una vera soluzione. Ci ha fatto caso che vi sono solo studenti qui e i grandi non ci sono? Questo lo so, questo è un peccato, perché dovrebbero essere piuttosto i grandi, avendo più forze, a dare a noi la spinta per andare avanti, ma non è mai così. Anche perché i grandi parlano sempre, forse è arrivato il momento di dire che hanno stancato, basta. Sì, infatti solitamente i grandi parlano e noi piccoli siamo la forza motrice di tutto quanto. Brava, d'accordo con lei. Brava. Sì. Se non ci diamo una mossa qua non si fa niente. Il mondo sta peggiorando perché inquiniamo e dobbiamo... Di poco gradimento. E come si può risolvere questa situazione secondo lei? Dobbiamo cercare di usare meno plastica. Sì,
tanto, e penso che oggi sia una cosa veramente bella e significativa sia per l'ambiente, sia per il mondo che per la comunità crotonese.